sentito grazie alla dottoressa Tomasina Bodetta, direttrice del Museo Georges Vallée, al dottor Vincenzo Iaccarino, sindaco, e alla dottoressa Carmela Cilento, assessore alla cultura di Piano di Sorrento, per l'invito e l'ospitalità. Ringrazio esplicitamente voi che siete venuti in un sabato pomeriggio per ascoltarci. Grazie a tutti voi per accordarmi di parlare in questa splendida villa su vacanze da imperatore. Insomma, è in sostanza una faccenda seria, però dovremmo, almeno in fantasia, girare nella direzione opposta, quindi verso il Golfo, come se fossimo nelle sale della mostra, accanto, davanti allo grande schermo col mare, nella penombra dell'Inferno e davanti al plastico dove una volta stava, fino a 2 giorni fa, la statua di marmo. Ma voi immagino avete tutto visto questa statua famosa davanti al mare. Meglio ancora sarebbe installare la tavola rotonda sopra e fuori sul terrazzo. Guardate sul Golfo autentico, osservate il gioco di luci sulle onde del Golfo scintillando, distinguete le coste lontane, in grigio chiaro, i promontori più vicini marcati quando fa caldo o quando piove, vi ritirate dentro la sala, aspettate un rinfresco e la voce di un rapsode, non la mia. Questa fantasia la mostra sta evocando. Con poche opere dimostra gli ingredienti essenziali di una villeggiatura campana, quasi concentrata nell'ambiente di un Inferno marino. Giustamente l'installazione riprende la divisione dello spazio nel paesaggio reale. La cotta è solo una metà, l'altra metà è il mare del Golfo e la statua stava sul passaggio. Con l'immaginazione e stimolati dalla mostra, vi prego di seguirmi in alcune, diciamo, divagazioni intorno al Golfo. Le tappe saranno le seguenti: muoversi sul mare, mettere piedi sulla riva e soggiornare in Inferno. Allora, muoversi sul Golfo comporta dei rischi. Invece, in un giorno sereno, il mare si offre al viaggiatore passante come una grande piazza. Quando l'imperatore Augusto, nel mese di agosto dell'anno 14, si sta recando a Capri per le vacanze estive, autentiche vacanze da imperatore, le sue ultime, e cito da Suetonio, costeggiata la Campania e fatto il giro delle isole più vicine, passò anche 4 giorni nel ritiro di Capri, rilassandosi completamente. Ma prima, racconta Svetonio, mentre si trovava a passare davanti alla baia di Pozzuoli, i passeggeri, i marinai di una nave da Alessandria, che si era accostata, vestiti di bianco e con ghirlande sul capo e bruciando incenso, lo avevano colmato di auguri di buona fortuna e di splendide lodi. Era grazie a lui che essi vivevano, grazie a lui che navigavano, grazie a lui che godevano della loro libertà e dei loro vivi. Fine citazione. Tutto sembra spontaneo, in verità era una cerimonia ben preparata. Chi viaggia con ghirlande sul capo? In questo momento la superficie dell'acqua serve da piazza, da forum pubblico. Dopo l'imperatore prosegue la sua crociera del Golfo e raggiunge Capri. Nel 1787 un cosiddetto principe della letteratura, Johann Wolfgang Goethe, stava viaggiando su una nave in direzione di Napoli. Vi leggo dal suo diario alcune strisciate scritte in marcio.
E prometto che già in marzo, passando tra Capri e Capomissino, Minerva, non poteva, cito, godere che per pochi istanti di quel bello spettacolo, essendo stato colto dal mal di mare. Dovetti scendere nel mio camerino, scagliarmi sul letto, astenendomi da qualunque cibo e da qualunque bevanda, ad eccezione di poco pane bianco e vino rosso. Fine citazione. Invece ancora quando ritornava il giovedì 17 maggio, quando entravano, cito, nel golfo di Napoli, fumo spinti sempre più verso ponente, e quanto più ci venivamo accostando all'isola di Capri, tanto più perdevamo di vista il Capo Minerva. Tutti erano di malumore, noi due però, viaggiamo proprietori di lì, che contemplavamo il mondo con occhio pittorico, avevamo motivo di essere soddisfatti, vero che verso il tramonto potevamo godere della più bella vista. Brillavano dei più splendidi colori il Capo Minerva e i monti vicini, nel mentre la riviera che si stende verso mezzodì aveva assunta già una tinta azzurrina. Si scorgeva illuminata dal tramonto tutta la costiera dal Capo fino a Sorrento. Sorgevano alla nostra sinistra limpide e scoscese le alture di Capri, e attraverso l'atmosfera limpidissima e trasparente si potevano discernere le minime forme di ogni sfoglio. Il cielo era sereno affatto, non regnava il minimo soffio di vento, ed il mare era immobile, tranquillo, quale uno specchio. Eravamo incantati da quello spettacolo, e adesso tralascio alcune righe. Capiti quasi in incanto da quella scena meravigliosa, non avevamo badato che andavamo incontro a un grave pericolo, se non che l'agitazione sorta fra i passeggeri non ci consentì di ignorarlo più a lungo. Essi, più esperti che noi del mare, muovevano aspri e poveri al capitano per avere non solo fallita la via, ma ancora esposti a grave disastro persone. Cercammo allora di informarci della causa di tutta quella grande inquietudine, vero che non riuscivamo davvero a comprendere quale pericolo mai ci potesse sovrastare con un tempo così bello, con un mare così tranquillo, se non che questa tranquillità di tempo, questa mancanza totale di vento, erano quelle appunto le quali preoccupavano tutte quelle persone. Dicevano che ci trovavamo già nella corrente, la quale muove verso l'isola e porta le navi irresistibilmente e insensibilmente contro gli scogli che scendono a picco in mare, dove non avvi la minima sporgenza la quale valga ad offrire mezzo di salvezza. Ci accorgevamo benissimo che il legno si andava accostando sempre più agli scogli, i quali apparivano sempre più neri, mentre un barlume di luce crepuscolare si scorgeva tuttora sulla superficie del mare. L'inquietudine di irritazione tra i passeggeri andavano crescendo. Per farla breve, uscì, racconta, scrive Goethe, uscì fuori e parlai a tutta quella gente. Rientrate in voi stessi, loro dissi, volgete il cuore, di cuore le vostre preghiere alla Madonna. Cadendo in ginocchio, le donne cominciarono ad intonare le loro litanie e a pregare con compunzione. Allora la nostra condizione apparve ben più seria quando si udirono i pastori di cui avevamo visto già ben prima i fuochi in cima agli scogli gridare: colà sotto al basso va a frangersi la nave. Dissero ancora alcune parole che non si poterono comprendere, ma dalle quali taluni che intendevano il loro dialetto ritenevano poter dedurre che si rallegravano del bottino che si lusingavano poter accogliere magnificente. Intanto la nave oscillava sempre maggiormente
Gli scogli parevano sempre dolcini e vinto dal mal di mare. E mi arriva volto di bel nuovo, mi trovai costretto a scendere al basso del camerino. Mi citai sul mio materasso, tutto stordito, fine citazione. Perché alla fine si era alzato vento favorevole, erano salvi. Certo, non per la gloria del Goethe, ho citato questo testo, ma per ricordare che una volta, molto più di oggi lì, il divertirsi sul mare condito e piccante coi pericoli della navigazione con velo e remi senza motore. Forse più al sicuro sta quello che naviga lungo la costa in una barca piccola. Così faceva nelle vacanze 30 anni più tardi, nel 1817, il poeta e orientalista Friedrich Rückert, che ricorda questa cita in una poesia meravigliosa che purtroppo mai fu tradotta in italiano. Perciò, sì, ma diversamente dalle famose Kindertonlieder, questa musica da questa male, no? Quindi io non sono poeta, perciò posso solo riferire sommariamente il contenuto, perché mi sembra è ingotante, ma sono le parole chiave, assoluto. Allora, la giornata comincia sotto Posillipo. Riassumo, no? Partivo da Napoli presto, buttavo in mare i pensieri, chiaro, Posillipo, no? E tondolavo nella barca barcolante, chiudeva il golfo sulla sinistra l'isola di Capri, l'alto Vecchio, il lupo cattivo nascosto tra le scogli scoscesi, annegava in una renda voluta. Poi Rückert canta dei fiori sulla spiaggia, delle onde tranquille, dei promontori di varie forme e delle case sparse, e dice nuove, antiquate e antiche rovinate, un po' di parole, un po' difficile in italiano. Poi degli ruderi ergendosi dal mare, raccontando un mondo di lusso passato, quando i romani costruirono sulla spiaggia, perché la terraferma non bastava, e descrive le ripide scale serpeggiando su e giù. Sotto, cito, dove stavano approdate le barche dei pescatori, i quali guardavano con stupore lo straniero coi capelli lunghi passando davanti a loro, e quando girava la parete rocciosa pensavano che fosse sparito nel mare. Dice: adesso raggiunse la destinazione, l'obiettivo della sua gita. Sentivo sapori di una cucina ospitale e nascosta. Approdavo la barca per vedere. Ecco, c'era l'entrata non troppo larga ad un palazzo scavato nella roccia. Dalla parte anteriore si microbuscolo dalla luce del giorno, sullo sfondo profondo perdendosi nella notte. Lì, dove i raggi di sole careggiano con le ombre dell'interno, una sorgente zampillava fuori dalla parete rocciosa. Qui il clima era estiva, 10 passi più dentro la grotta spirava il profumo dell'autunno, lì erano conservati al fresco i frutti. Rückert racconta poi tutto il pranzo, è lungo, un banchetto, delle bottiglie, delle morene, e finalmente quando saliva rinfrescata l'aria fuori, Friedrich uscì dalla grotta, varava la barca e la sera era tornato a Napoli. Rückert fa il giro completo lungo la costa, solleva lo sguardo sulle ville, passa Capri, ancora la grotta azzurra agli stranieri non era conosciuta, e continua lungo la costa sorrentina e finisce in un finale esteso in una grotta vicino al mare, come se fosse un infio antico. Rückert ha riconosciuto gli ingredienti di una villeggiatura all'antica, e li ha quasi vissuto di nuovo. La visione di un poeta può essere molto convincente e calzante, più di un acritico. Per festeggiare e rilassarsi nella maniera di cui si consiglia di approdare e di recarsi sul suolo fermo. Il passaggio tra terra e mare però costituisce un momento critico.
Invece, senz'altro, sarebbe di entrare nella grotta direttamente in barca. Entrare nella grotta come se fosse una sala della villa. È un ideale da realizzare solo raramente. La grotta Ezzurra era decorata con delle statue. E sicuramente si entrava nella grotta non solo per ammirare arte e natura. Presumibilmente si banchettava sulle navi stesse. Tali trecchini galleggianti esistevano già nel mondo ellenistico e non furono inventati da Caligola per il lago di Nemi. Entrare con la barca non è cosa semplice e senza rischio, ma il mare nella grotta alla fine viene quasi domesticato. A prima vista, gli ospiti nella famosa grotta di Claudio a Baia sembrano restare sdraiati sui materassi in una grotta marittima, in contatto con l'acqua, circofluito dall'acqua, ma è una messa in scena, una finta. Sulla pianta si vede che sono, sì, vicini al mare, ma al riparo delle onde. Solo il pavimento viene coperto da inondato e neanche dall'acqua salata, ma dall'acqua fresca sforando dalla collina dietro. Con il mare mosso invece diventa rischioso approdare o imbarcarsi anche davanti all'impero di Claudio. Le onde frangenti possono montare molto. Bisogna provvedere costruendo frangionde e muli. Esistono vari modi e installazioni per approdare in sicurezza. I variabili sono i livelli sopra mare dove sono situati quei luoghi sicuri per pranzare e divertirsi. Una serie di pitture imitano quadri reali e produce delle ville marittime, non solo, ma proprio una fila di ville lungo una costa destra e basso, no? Chi passa davanti in nave pensa di guardare piuttosto su una città intera, sostiene Plinio il giovane. Vediamo come le ville, oppure parti, ali, tipo nostre, le ville vengono quasi abbracciate, avvolte da baie e da insenature del mare. E vediamo diverse installazioni e costruzioni per l'approdo. Di fronte ai ninfei della villa che arriva a Postumusa Sorrento sono rimaste nell'acqua cubi, piloni e cubi in un ordine sistematico e secondo un piano che voleva assicurare l'entrata e l'uscita sicura di piccole barche dalla riva mediamente ai ninfei. Una parte, penso, siano da combinare a fondazioni per portare strutture in legno come pontili o padiglioni. Altre cose servono di frangionde. A molti punti del golfo si fa sentire la corrente per diventare mortale. Tutto dipende dalla situazione meteorologica, dalle ore del giorno. Perciò la villa a Capo di Sorrento, per esempio, offriva tre approdi diversi. Chi si avvicinava da ovest poteva, quando il mare non era molto grosso, passare tra alcuni blocchi e massi rocciosi e arrivare ad un approdo semplice. Una foto a basso, a destra, a basso, proprio in fondo. Come alternativa, secondo le circostanze, si trova un altro approdo dietro la piccola penisola sulla... dietro la piccola penisola sulla quale era costruita la pars marittima della villa. Bastava probabilmente una costruzione in legno, questo è un altro, no? Più importante sono i gradini lavorati nella roccia che conducono all'insù verso una rampa sempre salendo. Esisteva una terza via passando sotto un arco, anzi un'ala della villa stessa,
si entrava in una specie di cortile e lì, all'alto, su tutti questi bagni della regina Giovanna, era installato un piccolo approdo, una banchina davanti alla parete scoscesa. È difficile definire in ogni caso le funzioni specifiche delle piccole costruzioni, nicchie, absidi, dire se servivano per fratellarsi o come luoghi di riposo, come ninfei, addirittura per la piscicoltura. Probabilmente cambiavano anche destinazioni da tanto in tanto. Dopo aver lasciato la barca, di solito non si entra direttamente in un ninfeo, bisogna recarsi più in alto, usando delle rampe e scale. Le illustrazioni seguenti non discuterò in dettaglio, no? Sono veramente solo delle illustrazioni o ricordi per voi. Le rampe e le scale coperte oppure scoperte sono innumerevoli nelle pareti della penisola sorrentina. Il modo più elegante, più comodo, era di farsi portare da servi una delle dita. E per non essere troppo agitato, dipendente di clima, no? Si usava una rampa non troppo ripida. Dove lo spazio non permetteva la costruzione di una rampa, si lavorava una scala nella roccia che tendeva di essere anch'essa non troppo ripida, meno ripida di quelle delle case di Ostia e Roma, perché in questo caso il dominos veniva portato da un cosiddetto gestato, un gestato. Anche le signore e signorine, naturalmente. Il gestato anche portava delle persone attraverso l'acqua bassa quando sbarcavano, o sulle vie delle città, quando di notte non era lecito muoversi sulle rotte, come a Roma. Le rampe spesso sono abbastanza larghe. Ho messo sulla foglia un numero che non una scelta sistematica. Funzionavano non solo per raggiungere dei ninfei, ma costituivano vie d'accesso alle navi o ai livelli alti delle ville. Erano collegamenti tra le navi e le ville, tra le ville del Golfo e il Golfo e le altre sponde del Golfo. Non si trattava sempre e solo di viaggi di piacere. Il golfo era la più importante crocevia del traffico intorno al golfo. I ninfei, quindi, sono situati su diversi livelli di altezza nelle rupi. Almeno in parte sono lavorati nella roccia, la parte anteriore invece è costruita. Spesso esistono più ninfei vicini, gemellati, venivano frequentati secondo la stagione, le ore del giorno, il tempo che faceva, così come un proprietario aristocratico usava tutti i divani di una villa, i trittini, per sfruttare del sole o dell'ombra, del vento fresco o della calma, si costruiva terrazza su terrazza. Così succede che troviamo in effetti su livelli molto distanti e non solo sul livello del mare. In ogni modo il proprietario, costruttore, voleva vincere contro il mare e superare la roccia. Mare e roccia dovevano essere sottomessi, dominati. Le costruzioni estreme dentro il mare vengono paragonate alle forze del dominos di dominare. Superate tutte le fatiche e i pericoli, si arriva nella grotta. Se parliamo di ninfea, intendiamo grotte con una sorgente di acqua dolce, perché le ninfe vivono sulla terra, mentre il mare è il regno delle reini. In ogni modo si tratta di essere divine, non solo collegati con queste località tramite la denominazione ninfeo, ma essenziale.
gli inferi marittimi costituiscono una simbiosi delle sfere divine, elementari, del mare e della terra. La spelunca grezza sviluppata dalle installazioni per la pescicoltura raffinata e stilizzata dall'impero possiede un carattere specifico di caverna, di tana, nella maniera che per forza si apre in una sola direzione e che ha sempre sott'orso la massa inscrutabile della terra, dalla quale conducono fuori al massimo i tunnel. L'architettura esprime questo fatto e pensiero quasi sempre tramite una curvatura della parete di fondo, come un'abside, e con cavità laterali, che si usa a disegnare come nicchie. Anche quando sono costruite, sembrano scolpite, perché vengono incrostate con pulce. È un ambiente che offre la sensazione di sicurezza. Non hai sul dorso un nemico nascosto, se non la claustrofobia. Adesso parlo dell'invio in mostra, che non bisogna illustrare qui, no? La conta fa un effetto speciale sui sensi. Per lo più ci si arriva dal chiaro del sole nello scuro, per il più fresco ristoratore. È anche possibile, e ogni tanto previsto, di entrare dal buio nel vano oscuro, una luminosità tra il chiarore abbagliante fuori e il buio dietro. Per i sensi, il chiaro significa il caldo, lo scuro il fresco, freddo. È un effetto sinestetico. Nella stagione giusta, la grotta si sente prima sulla pelle. Sentiamo la temperatura, il fresco e il rinfrescante. Questa sensazione viene accompagnata e rafforzata dall'acustica specifica dello spazio formato da curvature fino al soffitto. Il suono delle onde e del frangente sulle rupi fuori viene trasmesso nel vano semiaperto, cambiante la modalità secondo l'intensità del vento, secondo il posto specifico nel vero, e accompagnato dalla musica molto diversa della sorgente di acqua fresca, accompagnato il tutto dalle voci umane, non solo degli ospiti e degli invitati, anche dei marinai fuori fanno parte della partitura. Marziale descrive nautico che lo è, clamor e che ha luogo sul tenore. E queste voci sono programmatiche, annunciano altri ospiti. Insomma, si tratta di sinfonie non sferiche, ma create da fonti sonori concreti dell'ambiente, del mare, del trasporto sul mare, dell'acqua potabile e rinfrescante, e non da dimenticare della gioia del sociale. Il poeta Rückert ha descritto gli effetti dell'illuminazione della grotta, effetti assolutamente specifici produce nel rio marittimo per mezzo del rivestimento delle pareti e del suolo. Acqua e sole agiscono insieme sui riflessi sul mosaico bagnato, sui piccoli cubi di vetro egiziano a causa della rifrazione dei raggi del sole in un getto d'acqua, quando tremola un riflesso di luce sulla parete bagnata rispecchiata dall'acqua stagnante sul pavimento. La superficie dei mosaici delle nicchie volutamente non è molto delicata per aumentare il movimento di questi riflessi quando l'acqua spruzza dal fondo delle nicchie in alto. Più in fondo, con toni diversi, gorgoglia l'acqua dalla scaletta di marmo. Il cambiamento, no, le diverse impressioni visuali vengono focalizzate in avanti, all'ingresso, nella vista isolata e nel panorama. Ovviamente si guarda fuori sul mare e sul cielo, ma più sulla linea di divisione, quasi sempre una costa lontana, dove si trovano le ville di amici e nemici,
perdita, come la vede Poglio Felice trasalendo, ad esempio. La vista viene guardata, consumato come un quadro. Plinio descrive la vista dalla finestra della sua villa in una lettera ad un amico, chiudendo: avresti infatti l'impressione di scorgere non un paesaggio reale, ma una specie di quadro di stupenda bellezza. Fine citazione. Secondo il livello dell'Inferno sopra il mare, si offre una vista sugli scogli vicini oppure sul panorama lontano. In questo momento si rovescia la direzione dello sguardo, nel senso che prima dalla nave si guardava sulla costa e le poche dell'Inferno. Si osservano l'uno l'altro, come nello spazio ovale di un teatro dell'opera. Il cambiamento della direzione è Curzio Malaparte, come avete già indovinato, racconta in modo brillante con due storielle seguenti una l'altra in La pelle del 1950, Egitto, per chiudere. Da Sorrento seguivamo la costa fino all'altezza di Massa Lobrense e di lì tagliavamo attraverso le bocche di Capri portando la prua verso i Faraglioni. Non appena spuntava dal mare il promontorio del Masullo e sull'estrema punta del promontorio appariva la mia casa, un sorriso puerile illuminava il volto del generale Koch. Anche capisco che le sirene avessero le loro case, diceva. Questa è veramente la patria delle sirene. Ed esplorava con occhi lucenti di gioia le caverne scavate nei fianchi del monte e di Pirro. E Malaparte continua descrivendo gli scogli e le caverne delle isolette. Ma lì, nella sua villa, aveva avuto un incontro con un altro generale, il maresciallo Pommer, nel 1942. Prima della famosa battaglia. Cito: andai incontro al generale tedesco e quando tornammo nel mezzo atrio dai finestroni aperti sul più bel paesaggio del mondo. Gli offrì un bicchiere del vino dei vigneti di Pompei. Disse: Prosit, beve tutto d'un fiato. Poi mi domandò se l'avessi costruita io. Gli risposi che non era vero, che avevo comprato già fatta, e con un ampio gesto della mano, indicandogli la parete a picco di Matromania, i tre scogli ciganeschi, dei Faraglioni, la penisola di Sorrento, le isole delle Sirene, le lontananze azzurre della costiera, gli dissi: io ho disegnato il paesaggio. Assurdo! Esclamò il generale Pommer. E uscì. Io rimasi sulla porta a guardarlo mentre saliva la ripida scala tagliata nella roccia. È chiaro che per tutti e due si trattava di dimostrare potenza e potere, dominanza. Lo scrittore, il costruttore come il creatore del paesaggio, perché lo inquadra in quella vista dalla finestra. Finora non ho parlato di quello che si vedeva dentro gli inferni, delle nicchie, dei pesci e dei giardini. Non abbiamo toccato un elemento centrale, onnipresente dentro e fuori delle grotte, le sculture, e non abbiamo parlato degli uomini e delle donne davanti a tutti questi meraviglie. Non sappiamo che pensavano loro veramente, e davanti alla finestra, ma nessuno guarda fuori, no? Le statue ci sono la tematica del contributo che esegue, e mi fa grande piacere di poter introdurre il contributo del professor Federico Causa alla nostra tavola rotonda.
gli studi delle tre classiche,